Ragazzi, è tempo di bilanci. Super Smash Bros. Ultimate spegne le sue prime candeline e senza ombra di dubbio, in questi 12 mesi, il picchiaduro / party game di Sakurai si è imposto sul mercato come uno dei titoli più importanti della libreria Nintendo Switch, e non solo, oserei dire. Poi, se questa non è la prima volta che vedete un mio video, allora saprete benissimo quanto io ami la serie di Smash e quanto Ultimate abbia aiutato la crescita del mio canale qui su YouTube. In questo video vorrei ripercorrere a 360 gradi il fenomeno Smash, analizzandone pregi e difetti e magari cercando di capire perché questo capitolo segna un passo in avanti fondamentale per la serie. Io sono il Poro Michele e tanti auguri Super Smash Bros. Ultimate! Un anno di vita e quasi 16 milioni di copie vendute, al secondo posto tra i best seller su Switch, dietro solo a Mario Kart, il successo di Super Smash Bros. Ultimate è fuori discussione. È vero, parliamo di una saga che ha da sempre riscontrato il favore di critica e pubblico, e questo nuovo episodio partiva con le spalle ben coperte, non solo grazie a un retaggio di tutto rispetto, ma anche e soprattutto ai numeri macinati da libri da Nintendo. Per me Smash è il gioco che meglio racchiude l'identità di una console tipica come la Switch, e le politiche di una Nintendo che ha saputo rinnovarsi completamente riprendendosi da quel disastro commerciale chiamato Wii U. La paura che molti utenti avevano era che Nintendo avrebbe sfruttato la popolarità della Switch per massimizzare i guadagni spendendo il meno possibile, riproponendo para para la lineup di una console sostanzialmente ignorata dal mondo intero e spacciandola per nuova. Non che Nintendo non si sia macchiata di questo crimine, eh? Non sono pochi gli esempi di versioni deluxe tirate fuori giusto per battere cassa, ma con Smash le cose sono andate nettamente in modo diverso. Mi ricordo ancora il timore dopo i primi reveal, ancora senza nome ufficiale, che il gioco potesse rivelarsi un semplice porting di Smash 4 o magari una versione riveduta e corretta, un 4.5 Definitive Edition, pensato semplicemente per accorpare le due versioni Wii U e 3DS. Per fortuna poi c'è stato uno dei momenti più emozionanti in assoluto della storia dei videogiochi, con quel Everyone is Here che ha spazzato via ogni dubbio. Ci trovavamo di fronte a un nuovo capitolo che puntava veramente in alto. Nintendo infatti ha dimostrato una cura maniacale nel confezionare e promuovere un prodotto che non è semplicemente l'ultimo tassello di una serie, ma la versione Ultimate di un percorso iniziato 20 anni fa. È un trend che va messo in risalto per premiare il rispetto di Nintendo verso i suoi brand fondamentali. Così come Smash, anche Mario e Zelda su Switch hanno ricevuto un trattamento di primo livello, dove il totale rispetto della tradizione si unisce alla volontà di innovare e sorprendere il giocatore. Di capolavori come Breath of the Wild, Ultimate e Odyssey non se ne vedono tutti i giorni. La casa di Kyoto è riuscita nella difficile impresa di accorparli tutti sulla stessa console a un breve lasso di tempo l'uno dall'altro. E l'amore per le proprie serie passa anche attraverso il cestinamento di Metroid Prime 4 e l'affidamento del nuovo progetto ai Retro Studios. È questa la Nintendo che mancava forse da troppo tempo. Una casa affezionata ai suoi giocatori che pone in primo piano la qualità delle sue icone. Ma se di amore si parla, impossibile non citare Masahiro Sakurai, l'uomo che ha reso possibile tutto quello che ho detto finora e forse anche di più. Un lavoratore instancabile, completamente risucchiato dalle sue stesse creazioni e unico vero volto riconoscibile dietro al nome di Smash, escluso ovviamente il mai troppo rimpianto Satoru Iwata. Ancora una volta, Sakurai si è impegnato come se stesse creando il capitolo definitivo della serie, una sorta di testamento spirituale che possa accontentare tutti quanti. Ultimate non sarà lo Smash finale, sicuramente la serie continuerà, ma Sakurai si è impegnato al 200% affinché potesse essere l'episodio perfetto, a cui non mancasse nulla di quanto visto in passato. E se della sua etica lavorativa ha ormai parlato fino allo sfinimento, il vero salto di qualità con Ultimate, secondo me, si è fatto a livello comunicativo. Non parlo solo della capacità di Nintendo di promuovere la console e i suoi software, ambito dove comunque sono stati fatti passi in avanti da gigante, ma finalmente Ultimate è stato pensato ascoltando il feedback della community. Sakurai è sceso a compromessi con la sua visione e ha saputo aprirsi al mondo competitivo, riconoscendo l'anima da fighting game che da sempre lo aveva infastidito. E visto che i DLC sono incredibilmente tarati sui desideri del pubblico, credo proprio che Nintendo abbia fatto il vero colpaccio con i due Fighters Pass e la formula dei Direct.
Il supporto continuo garantisce un'attenzione mai in esaurimento e l'interesse del pubblico è sempre su livelli altissimi. Guardate i dati su Twitch o anche i numeri da capogiro fatti dall'Ivo di quest'anno. E perché no, il fatto che uno degli annunci più scioccanti di The Game Awards 2018 sia stato il reveal di Joker di Persona 5 come primo lottatore bonus. Il pubblico autoalimenta l'hype rimettendo in circolo leak e rumors, che continua a pensare siano al più delle volte agevolati dalla stessa Nintendo, situazione che esplode poi con i direct di presentazione, che furbescamente rimandano ad annunci futuri mai troppo definiti. Semplici, immediate e informali, le chiacchierate di Sakurai sono la ciliegina sulla torta di questa strategia comunicativa. L'utente sente una connessione diretta con gli sviluppatori del gioco e per la prima volta nella storia della casa di Kyoto si ha la sensazione che Nintendo e Sakurai non continuino dritti per la loro strada, ma si sforzino di plasmare Smash seguendo i desideri degli utenti. Certo, c'è ancora tantissima strada da fare e Smash presenta delle pecche oggettivamente inammissibili per un gioco così importante di questo periodo storico. Parlo dei difetti dell'online, veri e propri strascichi delle politiche anacronistiche di Nintendo che spesso si dimostra restia nel voler accogliere il concetto di online play in modo serio e concreto. La situazione per molti versi è ancora imbarazzante, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle stanze online, eppure ci sono dei timidi segnali di miglioramento che lasciano ben sperare. Il continuo supporto consiste anche in questo, non nell'aggiungere semplicemente nuovi personaggi, ma nel cercare di ottimizzare l'esperienza utente tramite ribilanciamenti e nuove funzioni. E se da una parte abbiamo le stanze Smash che piano piano diventano sempre più vivibili, dall'altra è lodevole anche il numero di iniziative che Nintendo porta avanti per coinvolgere giocatori di tutto il mondo. Lo Smash Invitational, così come la Smash European Team Cup, sono tornei che mai avrei pensato potessero venir promossi da una casa come quella della grande N. Sono questi i gesti che permettono la nascita e soprattutto la sopravvivenza di una community online. E proprio per questo, più che parlare di pregi e difetti già discussi più e più volte, vorrei approfittare di quest'ultima parte del video per ringraziarvi. Smash per il mercato è il gioco dell'anno, per molti aspetti potrebbe essere considerato uno dei migliori giochi della decade. Per Nintendo è un ponte importantissimo verso il futuro e per Sakurai è l'opera definitiva. Per me invece è stata la spinta a creare contenuti di qualità qui su YouTube, per mettermi in gioco e iniziare timidamente a inseguire un sogno che da troppo tempo mi frullava per la testa. Mi ha permesso di uscire dall'anonimato e di conoscere nuove persone con cui creare una piccola community di appassionati. Tra l'altro, se ancora non l'avete fatto, unitevi assolutamente al server Discord per trovare a qualsiasi ora utenti con cui giocare online a Smash e anche a Pokémon. Vi lascio in descrizione il link. Certo, la strada da fare è ancora tantissima e i risultati che ho ottenuto a molti sembreranno ridicoli. Ma credetemi, ho già raggiunto un punto che va ben oltre le mie più rosee aspettative e questo non fa che rendermi ancora più determinato nell'affrontare questo percorso. Quindi ringrazio Sakurai per aver tirato fuori dal cilindro il gioco che sogno da quando sono ragazzino, ma soprattutto ringrazio voi che siete finiti qui a curiosare sul mio canale e inspiegabilmente avete deciso di rimanere. Tanti auguri Smash e tanti auguri a voi, poracci figli di Paps, a un altro anno pieno di match e videogiochi. Io sono il Poro Michele, ve voglio bene, ciao!